Allenamento, la chiamata del Carpi per provare a risollevare una squadra che era partita forte e che si è improvvisamente spenta. Sì, sono orgoglioso di aver ricevuto questa chiamata da questa società, da un presidente e direttore ambizioso, e sono qua per cercare di dare il mio contributo. E se mi hanno chiamato, sicuramente qualcosa si è inceppato, sicuramente la fiducia magari è venuta a mancare e siamo qua con la passione, con la voglia di mettermi in gioco per portare più gente allo stadio, perché questa piazza merita entusiasmo, tutti quanti, dagli addetti ai lavori, ai tifosi, alla città. E cercare di riprendere il cammino che fino a un mese e mezzo fa questi ragazzi hanno fatto comunque qualcosa di importante perché stavano a ridosso della capolista. Questa squadra ha sempre giocato col 4-3-1-2 in questa stagione. Lei invece, vista di carriera, ha adottato tanti moduli. Che cosa ha in mente dal punto di vista tattico? Oggi diciamo che abbiamo visto le primissime cose, anche se mancano ancora 10-12 giorni al suo debutto. Diciamo che cerchiamo in questo momento, devo guardare e valutare, poi devo capire come rispondono i giocatori. Non ho un modulo predefinito, quindi guardo anche a volte la squadra avversaria. Sicuramente mi piace giocare a calcio quando è possibile, se no cercare di portare a casa il risultato. Ecco. A meno 14 dalla vetta, il campionato sarà una lunga rincorsa. Lei ne ha già fatte sia da allenatore che anche da giocatore. Come si affronta? Con il piede sempre sul gas o cercare di tenere i giocatori con la testa libera e guardare poco la classifica? Ci vuole tutte e due, sicuramente aiutano, le vittorie aiutano, in questo momento magari sono venute a mancare e penso che questa squadra ha il dovere di provarci fino alla fine, non so dove può arrivare, a marzo tireremo le somme sperando di essere ancora lotta per cercare di dare fastidio alla prima classifica che sta andando come un treno adesso.